L'amore è la carta d'identità del cristiano. È l'unico documento valido per essere riconosciuti discepoli di Gesù. In un mondo in cui è difficile non seguire la corrente dell'egoismo e dell'individualismo, Papa Francesco ha raccomandato ai ragazzi e alle ragazze giunti a Roma per il loro giubileo di non cedere alla tentazione delle cose facili, di mettersi in gioco nella vita come fanno i campioni sportivi che raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e duramente ogni giorno. Solo seguendo il programma quotidiano delle opere di misericordia, infatti, si può diventare campioni di amore, veri discepoli di Gesù. Non accontentatevi della mediocrità, di vivacchiare, stando comodi e seduti. Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose. Diffidate di chi vuol farvi credere che valete quanto mascherate da forti, come gli eroi del film, o quando portate abiti all'ultima moda. La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia, non è un'app che si scarica sul telefonino, nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. In una piazza San Pietro gremita da oltre 70.000 persone, costellata di visi giovani e pieni di speranza per il futuro, il Pontefice ha spiegato che la vera libertà non è fare tutto quello che si vuole, ma è scegliere il bene, e che l'amore non è possedere l'altro stringendolo fino a sciuparlo, ma è prendersene cura con tenerezza. Pur riconoscendo le difficoltà che vivono oggi i giovani, Papa Bergoglio ha chiesto di ispirarsi all'invincibile generosità del Signore e di avere fiducia nella sua amicizia. Solo con lui, infatti, è possibile fare scelte coraggiose e riuscire a sognare, anche quando tutto attorno sembra sbriciolarsi. Guai i giovani che non sanno sognare, che non osano sognare. Se un giovane alla vostra età non è capace di sognare, già se n'è andato in pensione. Non serve. L'amore si nutre di fiducia, di rispetto, di perdono. L'amore non si realizza perché ne parliamo, ma quando lo viviamo. Nella vita, ha proseguito il Pontefice, nell'omelia non mancheranno certo le cadute, perché siamo tutti deboli e peccatori, e tuttavia ciascuno ha in sé un destino, quello di rialzarsi, perché Dio ci ha creati per stare in piedi. E la mano che Gesù ci tende ogni giorno può essere quella di un amico, di un genitore, di un confessore, come le decine che hanno popolato Piazza San Pietro sabato 23 aprile per l'apertura del giubileo dei ragazzi e delle ragazze con il sacramento della riconciliazione. A questo suggestivo scenario di misericordia a cielo aperto si è unito a sorpresa anche Papa Francesco, ascoltando per oltre un'ora le confessioni di 16 fra ragazze e ragazzi. Tra le iniziative per questo atteso appuntamento dell'anno santo, anche una grande festa all'insegna della musica e delle testimonianze allo Stadio Olimpico di Roma, aperta da un videomessaggio del Pontefice. Essere misericordiosi vuol dire anche essere capaci di perdono. Non rimaniamo con il rancore o il desiderio di vendetta. Non serve a nulla. È un tarlo che ci mangia l'anima e non ci permette di essere felici.